Buon pomeriggio, granellini. Ciao, granellini. Oggi siamo fuori casa nostra, è praticamente quasi ora di pranzo. Assaggiamo qualcosina. Sì, dai, facciamo pranzo così perché oggi abbiamo veramente tanto lavoro, dei siti, degli articoli da scrivere. E niente, è avanzata un po' di pizza di ieri, qualche rosticino. Abbiamo il forno che probabilmente si è rotta la guarnizione e i rustici sono bruciati. Questo è quello che sono riuscito a recuperare. Gli altri sono completamente carbonizzati. E ci siamo detti, va bene, spilucchiamo qualcosa in compagnia di granellini, così li facciamo sentire a casa. Che E intanto facciamo anche la pillola del giorno. è la numero? 16, abbiamo superato la metà. E chi se lo sarebbe E mai immaginato? arriveremo fino alla fine, Quindi forse. tocca a te pescare. Tocca a me, sì, pesco. E io intanto mangio un po' di pizza. E allora niente, granellini, visto che in Italia adesso è l'una. Buon appetito. Ah, questa è una domanda difficile. La creazione artistica che avresti voluto creare tu. Allora, sono un poco impreparata. Per quanto riguarda appunto le creazioni artistiche. Però l'arte è un concetto molto grande. Pedro. Allora. Giusto per rimanere nel gotico, che ormai mi contraddistingue, allora avrei voluto dipingere il quadro di Artemisia Gentileschi, quello della decapitazione di San Giovanni Battista, se non ho detto una castroneria. Perché? Perché mi piace tantissimo proprio la figura di Artemisia Gentileschi, che è questa appunto questa donna pittrice, caso strano per l'epoca in cui ha vissuto, e che ha la capacità di dipingere scene molto molto forti, pur essendo appunto una donna. L'avrei voluta dipingere io perché appunto è uno dei quadri che mi suscita tantissime emozioni. Che abbiamo visto esattamente 2 anni fa agli Uffizi Agli di Uffizi di Firenze, Firenze, esattamente esatto. 2 anni fa, in una delle mostre, con tanto di guida. Bellissimo. Esatto. Ed è uno dei quadri degli Uffizi che mi ha colpito di più. Ecco, quello l'avrei voluto fare io. Passo a Intanto lei c'è Pedro che cerca. la domanda e mangio anch'io un pezzettino di pizza. Allora, io adoro il Rinascimento come periodo e anche tutto quello che di arte ne è convenuto, che secondo me è il nostro patrimonio umano artistico più grande, sarà sempre il patrimonio artistico più grande. E dal momento che le mie idee sono sempre giganti e megalomani, visto che siamo nel mondo della virtualità, dei sé e dei sogni, avrei voluto far parte dello staff di Michelangelo Buonarroti nel fare la Cappella Sistina. Non so fisicamente come ce l'avrei fatta, perché vedete, spesso quando si ammira un'opera d'arte, se ne ammira la maestosità, cioè la Cappella Sistina è. Io ci sono stata, sì, sempre 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, con una coppia di cari amici a Roma che mi hanno ospitata e mi hanno portato sempre in maniera molto privilegiata a vedere queste mostre. E la prima cosa che vi dicono quando entrate nella Cappella Sistina è una voce che si sente dall'alto, come se provenisse da Dio. In inglese dice silent, please. Perché anche il respiro, le goccioline, inevitabilmente di saliva, queste micro goccioline possono rovinare degli affreschi che rappresentano veramente il patrimonio dell'umanità. E quando si ammira un'opera del genere, uno pensa a tutte le capacità che ha avuto l'artista. Nel caso di Michelangelo, ci sono voluti parecchi anni, ci sono state varie diatribe con i papi che non sempre volevano pagare le opere incredibili che commissionavano. Nelle sue varie autobiografie raccontava che era diventato completamente cieco,
Non c'erano gli strumenti che ci sono oggi per dipingere in altezza, eccetera. Cioè, lui era completamente curvo e non c'era l'illuminazione che c'è oggi. Si andava di candele che spesso si spegnevano sulle mani a notte fonda e procuravano anche delle ustioni. Per non parlare delle tecniche o delle volte in cui c'era la muffa e bisognava rifare anni di vita in cui facevano soltanto quello. E quando si vedeva un artista del suo calibro camminare per strada, esteticamente sembrava un muratore sporco di colore. Oggi vedere un Michelangelo che cammina per strada ti inchini come minimo, no? Quindi sì, avrei voluto partecipare all'opera della Cappella Sistina, in particolare del Giudizio Universale. Giudizio Universale, l'ho anche raccontato sul nostro sito linguadipolvere.com, c'è la sezione blog dove ho raccontato i brividi che mi ha dato vedere il Giudizio Universale, questi lapislazzuli, il gesto di Gesù. Spero di non annoiarvi con queste mie descrizioni così dettagliate, no? Ti sto annoiando? No. Il gesto di Gesù, in segno di rivalsa. E la Madonna che di solito intercede, come tradizione vuole, tra gli uomini e Dio, in quel caso si ritira. Il suo corpo è ritratto perché non c'è più nessun perdono. Nel giudizio universale, ben descritto da Michelangelo, gli angeli perdono le ali, si disperano, tutto cambia di colore, il mondo è finito e non c'è più il perdono. Quindi non c'è scampo per nessuno e credo che tutti in qualche momento della nostra vita, anzi in più momenti, ci siamo sentiti con una turbolenza che ha annientato tutto e tutti, proprio come un grande giudizio universale. Questa è una perla, secondo me, molto bella, creazione artistica. Certo, avrei voluto non farla tutto io perché veramente, anche se gran parte del lavoro è stato fatto solo da Michelangelo, però fossi stata un semplice operaio, qualche pennellata, essere lì ad ammirare man mano tutto quello che è successo mi sarebbe piaciuto tanto. Comunque, se siete amanti dell'arte e senza girarci intorno sull'isola di Fuerteventura, che ricordiamoci essere appunto un'isola, c'è pochissimo, non ci sono paragoni con l'Italia, non ci sono paragoni con Londra, smettiamola di fare paragoni, ogni posto è bellissimo per ciò che ha. Qui non ci sarà mai niente del genere, quel poco di arte che c'è, ce lo siamo viste, riviste e ve lo faremo vedere. Ma in Italia ce la siamo goduta tantissimo l'arte. Comunque, se vi piace, se vi piacciono temi di questo tipo, si potrebbe anche fare dei video dove nei dettagli io vi potrei parlare per ore della Cappella Sistina, degli Uffizi, di tutto, della scultura. Mi piace tantissimo come artista moderno lo scultore Iago, che è anche un bravissimo filmmaker, cioè. Io potrei essere un disco ininterrotto 24 ore su 24, mi accendete e adesso mi sono dovuta tenere, mi sono anche allargata, anzi scusami che mi sono allargata coi tempi, perché proprio mi fa battere il cuore, proprio mi attiva. Su linguadipolvere.com nel blog c'è proprio il racconto dettagliato della Cappella Sistina Andatelo a e del leggere. Giudizio Universale. E Granellini, adesso la fermo, la stoppo, perché giustamente le pillole devono essere brevi. E giriamo la domanda a voi. Quale creazione artistica avreste voluto fare? Secondo il vostro concetto personalissimo di arte. Ok, noi finiamo di pranzare, in questa maniera informale vi abbiamo accolto anche oggi e vi diamo appuntamento a domani. Ciao Granellini! Ciao! Allora, Granellini, errata corrige. Sono andata a ristudiarmi la cosa. Allora, non è per niente Giovanni Battista. No, 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 no. Il quadro raffigura Giuditta che decapita Vabbè, Oloferne. sembra una Sì, decapitazione sempre una tranquilla. decapitazione è, però effettivamente fatto una figuraccia, ma non importa. No, vabbè, La quando si lasciamo. parla di decapitazione storicamente, da Viene in punti mente sempre Giovanni Giovanni Battista. Battista. Ma come mai poi alla fine raffigura queste decapitazioni maschili Artemisia? Perché Artemisia ha subito nella sua vita parecchie problematiche da parte degli uomini,
tra cui appunto anche una violenza carnale, e che ha avuto il coraggio di denunciare. Ha subito un processo, lei, che ha denunciato ostile a se stessa, e addirittura ha subito delle torture che hanno coinvolto le mani, che per un pittore è come se fossero quelle di un chirurgo. In più ha anche aiutato un'altra donna dell'epoca che aveva posato per un quadro e Susanna. che veniva minacciata di Perché aveva posato nuda e tentavano di minacciare la sua etica dicendolo al marito se non avesse avuto dei favori sessuali nei loro confronti. Susanna si rifiutò e quindi Artemisia ritrae questa donna nuda e respinge questi due affabulatori. È interessante questa Artemisia, bisogna approfondire. Eh sì. Esatto. Niente, siamo tornate per correggere il malfatto. Come vedete è cambiata la scena perché qui ci sono degli Abbiamo avanzi finito di che mangiare, però. dimostrano che i miei comunque rustici si erano bruciati e quindi ci tenevamo a fare questa specifica. Ma ci vediamo sempre domani. Ciao granellini! Ciao.